Laudetur Jesus Christus, carissimi amici di Radio Domina, è bello per noi celebrare questa festività mariana di Maria Ausiliatrice, questo titolo molto importante. Sento un po' di eco, si sente bene? Sento un po' troppo di eco? Va bene? Questo titolo, dicevo, molto importante, molto bello, come già sottolineava Don Alessandro stamattina nella rubrica Santi e Caffè, questo titolo mariano a cui siamo molto legati, e la Chiesa ha sempre invocato sin dalle origini Maria come ausiliatrice, Maria come aiuto dei cristiani, Maria come soccorritrice, e a sé si è sempre rivolta la Chiesa sin dalle origini, ma questo titolo possiamo dire è stato, se così possiamo dire, istituzionalizzato proprio da Papa San Pio V e negli anni in cui i cristiani ottennero quella grande vittoria a Lepanto nel 1571 contro l'avanzata dei musulmani che erano arrivati ormai alle porte di Vienna, che stavano arrivando appunto per prendere possesso, ecco, dei territori cristiani di Occidente. E quindi questo titolo di Maria Ausiliatrice è legato anche al titolo di Regina delle Vittorie, proprio perché Papa San Pio V diede il merito di quella vittoria alla intercessione di Maria e specialmente alla preghiera del Santo Rosario. Ecco perché poi fu istituita la festa della Regina delle Vittorie, della Regina del Santo Rosario. Quindi è molto bello considerare la correlazione che c'è tra la Regina delle Vittorie, la Regina del Rosario e Maria Ausiliatrice. La Madonna ci aiuta certamente in tanti modi, ma il modo principale con il quale viene il nostro soccorso è proprio la preghiera del Rosario, attraverso la preghiera del Rosario, quel Rosario che e come dice Montfort, è un mistero sconosciuto a coloro che non conoscono Dio, a coloro che il Signore non vuole rivelarlo, per coloro che non sanno entrare nei misteri di Dio, ma per coloro che ne hanno fatto la scoperta del segreto meraviglioso nascosto nella preghiera del Rosario, ecco che si apre un mondo nuovo. È un mondo dove si invertono tutti i valori di questo mondo e soprattutto si sperimenta la forza e la potenza di Dio attraverso quella piccola catena, come dice Bartolo Longo, però che ci rannoda a Dio, quella catena attraverso la quale sperimentiamo la protezione, la presenza di Dio attraverso la Vergine Maria che ci accompagna nel corso della nostra storia. E quando facciamo l'esperienza della protezione di Dio, della vicinanza di Dio attraverso Maria, ecco che non possiamo più staccarci da quella corona benedetta e non possiamo più staccarci dall'invocare incessantemente, dalla mattina alla sera, il nome santo di Maria. Se abbiamo fatto questa scoperta nella nostra vita, altro che l'Enalotto, ci sono persone che vivono tutta la vita pensando di vincere l'Enalotto e così di essere felici, oppure persone che cercano tutta la vita di vincere la Coppa dei Campioni o di vincere il campionato del mondo e pongono in quelle cose la loro felicità. Ma ecco, se noi abbiamo scoperto la potenza che dischiude il Rosario in sé, allora altro che Coppa dei Campioni, altro che l'Enalotto, abbiamo fatto la vera vittoria della nostra vita, quella vittoria che appunto è contro le potenze infernali, quella vittoria che solo il Signore ci può garantire, che ci fa sperimentare già la beatitudine in questa vita e ci fa unire già a quella vita eterna che ci attende poi nel Santo Paradiso e ci attenderà in modo pieno, in modo perfetto. E quindi dicevo, la prima riflessione che facciamo oggi è proprio questa: Maria ci aiuta, Maria è madre, Maria è soccorritrice, Maria è aiuto dei cristiani, ma ci aiuta in particolare
attraverso la preghiera del rosario, quella preghiera che viene disprezzata dai modernisti, che viene disprezzata dai massoni, che viene disprezzata dai nemici di Dio, e questo è un segno sicuro della presenza di Satana. Quando qualcuno prova disturbo davanti al rosario, quello è un segno evidente dell'influsso di Satana. E quella preghiera che viene disprezzata anche da colui che si fa chiamare Papa, che mette la coroncina sull'orecchio e la tira in aria, proprio a sfregio dei veri cattolici, che sono più che mai invece attaccati a quella corona e la venerano, la rispettano con grande amore, con grande devozione. Ma il titolo di Maria Ausiliatrice. Dicevo che poi dà origine alla festa di Maria Ausiliatrice, la festa liturgica, è stato introdotto poi da Papa Pio VII, come ringraziamento alla Vergine Maria dopo 5 anni di prigionia nel periodo di Napoleone. Dopo essere stato liberato, Papa Pio VII ha introdotto questa festa liturgica nel 1815, se non ricordo male. E quindi dobbiamo a lui, diciamo, il formulario proprio della messa di Maria Ausiliatrice e il propagarsi sempre più di quella devozione, che poi trova il suo culmine però con San Giovanni Bosco. Lui è stato, possiamo dire, il discepolo più grande di Maria Ausiliatrice, da propagarne la devozione in modo ardente in tutto il mondo. Lui stesso fece disegnare quel quadro che si trova nella Basilica di Torino, di Maria Ausiliatrice, quel quadro dove la Vergine Maria è rappresentata con lo scettro in mano, è bellissimo, con lo scettro che rappresenta il comando, è come per dire è lei che comanda la battaglia, perché il Signore l'ha incaricata di questo, e il bambino in mano, circondata dai 12 apostoli e dagli evangelisti che rappresentano tutta la Chiesa, e sullo sfondo di questo quadro poi si vede il santuario, la basilica di Maria Ausiliatrice, rappresentata come era in origine nel 1868 e in quegli anni lì, con l'oratorio di Don Bosco, proprio perché Don Bosco aveva affidato tutta la sua opera a Maria Ausiliatrice, tutti i suoi figli spirituali, tutte le sue congregazioni ate, i salesiani, era tutta la provvidenza di cui lui faceva esperienza. Tutto aveva messo nelle mani di Maria Ausiliatrice, ma soprattutto la salvezza delle anime, così come fanno i santi, perché lavorano incessantemente, sì, per realizzare il regno di Dio sulla terra, ma soprattutto per la salvezza eterna delle anime. E quindi è molto bella quella icona, che poi è diventata l'icona principale, che raffigura Maria Santissima Ausiliatrice, aiuto dei cristiani. E San Giovanni Bosco la invocava incessantemente, andava sempre da lei nei momenti di felicità, nei momenti in cui doveva richiedere delle grazie, dei benefici, e soprattutto la invocava per vincere i nemici interni e i nemici esterni. I nemici interni ce li abbiamo tutti. E sono i peccati, le tendenze al peccato, sono tutte quelle inclinazioni che ci portano lontano dalla legge di Dio, dalla grazia di Dio, e ci fanno vivere poi sotto l'influsso del nemico. Mentre i nemici esterni sono coloro che si oppongono, che si oppongono a Cristo, che vogliono impedire le sue opere, che sono chiamati nel Nuovo Testamento dall'Evangelista Giovanni, anticristi. Dice infatti l'Evangelista nelle sue lettere: sono già in mezzo a noi tanti anticristi. Chi sono gli anticristi? Sono coloro che si oppongono a Dio, che sfidano Dio, che lavorano contro Dio, coloro che appunto negano la divinità di Cristo, coloro che vogliono estirpare il nome di Gesù dalla faccia della terra. E quindi San Giovanni Bosco, che combatteva con le forze del male, le forze massoniche anche, che volevano
ridurre la sua opera o eliminarla, invocava incessantemente l'aiuto di Maria Ausiliatrice e soprattutto ne faceva l'esperienza della sua intercessione e del suo intervento materno, del suo intervento provvido e costante. E poi San Giovanni Bosco invocava e diceva di invocare in particolar modo l'intercessione di Maria Ausiliatrice per i giovani, per l'educazione dei giovani, quanto è importante che gli educatori cristiani sappiano trasmettere l'amore verso la Vergine Maria, quanto è importante che gli educatori cristiani affidino il loro mandato, la loro missione alla Vergine Maria. Ricordiamo che la Vergine stessa, nel messaggio di Fatima, quando ha chiesto i 5 sabati di riparazione al cuore immacolato di Maria, per riparare le offese che riceve il suo cuore, in uno di questi 5 punti che offendono di più il cuore immacolato di Maria, si dice proprio per lo scandalo procurato dagli adulti verso i giovani, che creano in loro disaffezione verso la Vergine Maria, verso le cose sante di Dio, verso il Signore, verso la Messa, e danno esempio cattivo di immoralità e così via. Ecco, la Madonna stessa ha chiesto di riparare, perché quando ci tiene la Vergine Maria e il Signore ai giovani, ai ragazzi, perché possano crescere con dei principi cristiani, con dei principi validi, con dei valori che li portino ad essere veramente conformi al progetto di Dio, alla volontà di Dio, a realizzare pienamente la loro stessa vocazione, la loro stessa vita. E oggigiorno, ecco, pensiamo a questo, quanti bambini, quanti ragazzi ricevono scandalo dagli adulti, che non li portano certamente a coltivare uno spirito di fede, ma anzi li portano a crescere senza Dio, a crescere come gli animali, perché se si vive senza Dio si vive poi alla fine come le bestie, come gli animali. Quindi invochiamo anche noi Maria Ausiliatrice con questo intento, l'intento di suscitare nei giovani un grande amore verso la Vergine Maria, verso Dio e verso le cose sante, per vivere una vita veramente e pienamente cristiana, per essere testimoni nella società, nel mondo, lì dove ognuno di noi è chiamato. Tutti noi, ecco, dobbiamo essere testimoni del Signore nel nostro stato di vita e nel nostro lavoro quotidiano, lì dove il Signore ci chiama a rendere la nostra testimonianza. E poi ancora l'espressione, ecco, di San Giovanni Bosco verso Maria Ausiliatrice sono infinite, io ne ho scelta solo qualcuna, e soprattutto una frase che mi colpiva molto. Diceva San Giovanni Bosco che questo titolo è un titolo potente, ma è un titolo per chi invoca la Vergine Maria con tutto il cuore, è un titolo potente nella grazia, perché la Madonna ci ottiene infinite grazie, è la onnipotente per grazia, ma è un titolo terribile, diceva, per coloro che si oppongono al piano di Dio, per coloro che si oppongono. Maria, aiuto dei cristiani, Maria Ausiliatrice, è un titolo di condanna, di giudizio, che rimprovera. E pensiamo, ecco, quanto Satana lavora anche oggi per opporsi al piano di Dio, per, se gli fosse possibile, per distruggere la vera Chiesa di Dio. E allora noi dobbiamo più che mai invocare la Vergine Maria Ausiliatrice, proprio perché lei non mancherà e non manca mai di farci sperimentare la sua presenza, la sua grazia, il suo aiuto. Lei che è madre innanzitutto dei cristiani, e quindi la invochiamo come ausiliatrice dei cristiani, non come solacium migrantium, come sollievo dei migranti che non si sa se sono atei, se sono musulmani, se sono buddisti. Ecco, la Madonna innanzitutto è aiuto dei cristiani, e quindi difende innanzitutto la Chiesa di Cristo, quella che Cristo ha istituito sulla terra, difende il popolo di Dio, quel popolo di Dio che è chiamato a testimoniare il nome di Gesù in tutto il mondo. E quindi non dobbiamo vergognarci, ecco, non siamo
esclusivisti, se diciamo questo, ma è la nostra fede. E mentre dall'altra parte mettono dei titoli alla Vergine Maria assurdi, quasi quasi la fanno passare per donna inclusiva, e questi titoli assurdi che non stanno né in cielo né in terra, ma anche titoli offensivi. Maria a me diciamo Dio e cose di questo genere che offendono la Vergine Santa. Maria non ha educato bene Gesù e tutte queste cose che ormai sappiamo a memoria. Ma dicevo, ecco, la Vergine Maria è aiuto dei cristiani e quindi dobbiamo invocarla contro, come dicevo prima, innanzitutto contro i nemici invisibili che combattono, i nemici interni, e soprattutto contro tutti coloro che vogliono estirpare il nome di Gesù dalla faccia della terra. Chiediamo alla Vergine Maria che possa tornare presto il regno di Cristo in terra, la società cristiana, dove i governanti possano fare delle leggi secondo Dio e non attirare con leggi contrarie alla legge di Dio, appunto, i castighi del Signore. Chiediamo alla Vergine Maria che possa difendere noi, piccolo resto, che teniamo accesa la lampada della vera Chiesa, che siamo disposti alla testimonianza, anche al martirio, pur di difendere il nome santo di Gesù, pur di affermare e testimoniare la verità, pur di rimanere uniti al Papa, che è Papa Benedetto XVI, il quale sta portando la croce nel silenzio, nella prova, nel carcere, in prigione, dove si trova proprio perché il popolo vero di Dio possa emergere e possa unirsi. Chiediamo alla Vergine Santa che possiamo unirci, essere in unità per combattere la buona battaglia, così come i cristiani hanno combattuto nei secoli passati le battaglie per difendere la fede, per allontanare i nemici visibili e invisibili, così anche noi oggi più che mai dobbiamo intraprendere questa buona battaglia della fede, sia perché la fede è attaccata dall'interno, sia perché sappiamo ci sono ancora oggi i pericoli esterni e soprattutto la società multiculturale, la società multietnica, il pluralismo religioso che ormai porta le nuove generazioni a concepire la religione come qualcosa di relativo, come qualcosa che appunto non incide neanche più sul tessuto sociale, dove l'Europa, sappiamo bene, sta rinnegando le proprie radici, avanza l'impostura, avanzano anche i musulmani silenziosamente, poiché diventano anche numericamente sempre di più nei nostri territori, e i vescovi certamente non hanno nessun interesse a difendere le radici cristiane, e quindi capiamo che il pericolo è grande anche ai nostri giorni. Non fa rumore magari come nei secoli passati, dove c'erano degli schieramenti ben delineati, ma il pericolo ormai ce l'abbiamo in casa nostra, e soprattutto a causa dell'apostasia della fede, dove la falsa chiesa non difende certamente Cristo, non difende certamente la religione cattolica, anzi Bergoglio dice addirittura che Dio non è cattolico, lasciando intendere che Dio, ecco, è dappertutto, e quindi è inutile essere cattolici piuttosto che musulmani, piuttosto che atei, piuttosto che appartenenti ad altre religioni, è tutto inutile perché non c'è più identità. Ecco, il lavoro che hanno fatto i massoni in questi decenni, in questi anni di smantellamento della fede cattolica è stato proprio quello di smantellare la vera identità cattolica. E la religione cattolica, come dico sempre, ha un piccolo difetto, è il difetto di avere la pretesa di essere l'unica religione vera, l'unica religione voluta dal cielo, quella religione che deve essere conosciuta da tutti, proprio perché Cristo è la rivelazione di Dio e non ci sono altre rivelazioni che dobbiamo attendere, ma Cristo ha dato alla Chiesa il compito di continuare la sua opera,
quella chiesa che è guidata dal vicario di Cristo, che è il Papa, il dolce Cristo in terra, come lo chiamava Santa Caterina da Siena. E allora, carissimi fratelli e sorelle, oggi vogliamo più che mai metterci davanti all'icona di Maria Ausiliatrice per implorare il suo aiuto, per implorare la sua intercessione, per chiedere al Signore che possa presto, come dicevo prima, ritornare a regnare nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre società, nei nostri governi. Il Signore possa presto, dopo questo tempo buio, questo tempo di apostasia, questo tempo di prova, possa presto ritornare, come invochiamo spesso attraverso la giaculatoria: Adveniat Regnum Tuum Domine, Adveniat per Mariam. Così oggi più che mai chiediamo l'intercessione della Beata Vergine Maria, Ausiliatrice dei Cristiani, perché possa presto ritornare il Signore, lei che sta preparando la via, lei che ci ha promesso: infine il mio cuore immacolato trionferà. E questa promessa è il nostro motore, è la nostra benzina, è tutto ciò che ci spinge ad andare avanti, questa promessa che già intravediamo realizzarsi nella fede, questa promessa alla quale speriamo anche noi di essere presenti nel momento in cui si realizzerà pienamente, questo momento che non è così lontano, come anche le profezie ci indicano, come anche Padre Pio disse pochi anni prima di morire, fece una rivelazione straordinaria davanti a delle persone che erano andate a salutarlo, gli chiesero a Padre Pio quando avverrà il trionfo del cuore immacolato di Maria, e Padre Pio rispose a queste persone adulte dicendo: voi non lo vedrete, ma indicando dei bambini di presenti, Padre Pio disse: loro lo vedranno. E allora, se siamo bravi in matematica, sappiamo fare qualche conto e capiamo che se quei bambini avevano 6, 7, 10 anni, capiamo che i tempi più o meno sono questi. E allora invochiamo più che mai, dicevo, l'intercessione della Vergine Maria Ausiliatrice, e lavoriamo incessantemente per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Laudetur Iesus Christus.